che affermi le nostre identità regionali e che si ponga come una grande potenza militare. Perché militare? Per diventare una grande potenza in grado di fronteggiare la minaccia della Cina comunista e per combattere l'egemonia americana nel mondo intero. Ce soir, nous devons lutter pour notre terre avec fidélité. Ce soir, nous devons lutter. Un vrai européen est un blanc. Il vero europeo è un bianco. Dobbiamo conservare la purezza della nostra razza. Vogliamo un'Europa politica ed etnica che difenda la nostra identità genetica, la nostra razza bianca. Un immigrato turco o marocchino potrà pure avere la carta d'identità europea, ma non sarà mai un francese, un basco, un occitano, non sarà mai un europeo. Per vincere l'immigrazione? L'unica soluzione è cacciarli fuori tutti, costringerli a tornarsene da dove sono venuti. Noi cantiamo la fierezza di essere bianchi, di essere nati in Europa, questa civiltà che ha costruito le cattedrali, che ha visto nascere la cultura greca, l'impero romano. Pour l'empire, pour la tradition, se dresse fièrement nos bataillons. L'Europa va a destra. Pensate che questo possa contribuire a diffondere le vostre idee? Je pense qu'on ne peut pas comparer toutes les droites. C'è destra e destra. La destra che ha preso il potere in Francia non ha nulla a che vedere con la destra austriaca o con quella italiana. Quella italiana è una vera destra, perché si è alleata con i movimenti indipendentisti, con la Lega, che difende le identità regionali. Quella francese invece è una destra liberale, che è sottomessa alla lobby del potere internazionale. Dunque per voi Chirac è un nemico da battere? Certamente. Ci stiamo preparando per questo. Siamo dei rivoluzionari e diventiamo ogni giorno più forti. Stiamo solo aspettando l'occasione propizia. Italia 1.